Geppi Cucciari. Buonasera e ben ritrovati anche quest'oggi alle Invasioni Barbariche, il programma più amato dai proprietari di cavalli da dressage. Siamo ancora su di giri, ve lo dico, Dario non l'ha voluto dire perché è molto timida, per il record storico di ascolti dell'ultima puntata delle Invasioni. Daria è impazzita di gioia, ve la immaginate voi, Daria impazzita di gioia al massimo della felicità? Guardate, è entrata in redazione, ha detto: a tutti, non facciamoci prendere dall'entusiasmo, l'entusiasmo è come l'amore, è roba da gente che viaggia in economy, su via quelle lingue di Menelik al lavoro. Poi però si è fatta contagiare dalla relazione proprio entusiasta, si è scatenata come solo lei sa fare, con metodo, ha stappato un chinotto dell'81, ha trascinato tutti gli altri in un pazzo pazzo trenino ascoltando Guccini e alla fine ha dato il permesso a tutta la redazione di rimanere alzati fino a tardi, tipo che so, 20:30, 20:45. Ancora ne portiamo gli effetti. È fatta così. Sicuramente il successo della puntata, oltre che alla PIL di Daria Sambodromo, è stato sicuramente anche merito del parterre di ospiti. Per esempio, grande eco ha avuto l'intervista alla nipote operaia, Luna Berlusconi. Luna ha anche detto che fare fotocopie, ha cominciato così, non è facile. Ha ragione, cioè fronte e retro, cioè c'è gente che ci mette 2-3 anni per capire qual è il lato A e il lato B del foglio. Anche molti laureati chiusi. E non è quindi soltanto il successo della scorsa puntata a spingerci a fare di meglio stasera, ma anche un evento molto importante. Domani, Daria lo sai, c'è un consiglio di amministrazione, forse si vende la 7. Allora, Daria, da domani potremo avere moltissimo, moltissimo tempo libero io e te. Tu potrai finire finalmente quel puzzle da 15.000 pezzi di Baricco che legge Pennac. Però tu puoi stare tranquilla, lavorerai comunque, perché il giudizio su di te è di ogni possibile compratore è unanime. Pensano tutti che tu sia una imperiale capo squadra e che spacchi in continuazione il capello per ottenere il massimo da tutti quanti. Un'indicazione per voi da casa: se la prossima puntata c'è ancora Daria col suo Charm Fetish Lounge, allora la vendita è andata bene. Se invece vedete Mentana con Tata Lucia che insegna ai bambini a mangiare gli spinaci, vuol dire che c'è stato qualche problema nella trattativa. Va bene, aspettiamo. Comunque, sapete, adesso vi prepariamo a questa puntata scintillante delle Invasioni per seguire zia con cognizione. Eccovi il bignardino della settimana. Giovedì in vendita il televisore intelligente. Pensate, riconosce la voce e cambia canale con un semplice comando vocale. Per esempio, per vedere i servizi del TG5 dovete dire Mimun. Per vedere i dibattiti da Santoro dovete dire Saloon. Occhio a non confondervi. Venerdì arriva il nuovo paniere Istat. Ogni anno dal paniere escono i beni che non si usano più. Per esempio, dall'anno scorso sono esclusi i DVD e da quest'anno i diari di scuola. Allora, la speranza è che l'anno prossimo dai beni acquistabili escano i senatori della Repubblica ed entri il senso del pudore. Sabato, rassegna stampa dal parrucchiere, che bisogna sempre informarsi. Domenica Berlusconi, l'avrete sentito, ha annunciato che se vince ci restituirà l'IMU. Intanto ha detto restituire, si è tradito, quindi vuol dire che i soldi li ha presi lui. Poi ha parlato di condono tombale, di non far pagare le multe del fisco. Domani si propone per lo sgombero cantine, tinteggiatura degli infissi e come ragazzo alla pari, sempre in casa, sempre in casa. Lunedì ha approvato una legge che permette i matrimoni gay. Al Vaticano sono rimasti basiti, cioè, ma cari simpaticissimi cuginetti d'Oltrampe, hanno detto: manco ci eravamo abituati ai divorzi etero che già siete ai matrimoni gay. E comunque ridateci la Gioconda e tenetevi pure Carla Bruni. Martedì invece annunciata la formazione della nazionale che gioca contro l'Olanda. L'Italia ha due fortissimi attaccanti del Milan, di origini africane, che rappresentano un po' il nostro futuro interrazziale. Balotelli e El Shaarawy, o come li chiama Paolo Berlusconi, il negretto di famiglia e il kebabaro di fiducia. Forza Italia, si può dire? Forza Italia.
quest'oggi di oggi mercoledì è come al solito la nuova puntata delle Invasioni, il programma più bello in onda il mercoledì sera sulla 7 alle 21.10 ormai da tantissimi, troppi anni. Daria, vieni qua. Grazie cara Jesse, sei sempre tanto cara con me. Va, guarda. Non sei un po' emozionata per gli ospiti di questa sera? Ma guarda, il Presidente se mi del la Consiglio. Cartelletta, così possiamo... È cartelletta, c'è cioè il Presidente del Consiglio qua, cioè, sei pronta? Sono prontissima, cosa? Io magari provo magari anche a chiedergli... No, però magari adesso sente. Non dico cartelletta, di solito dovrebbe comparire, ah, non è che io muovermi così eccola, tanto. Eccola. Grazie. No, magari dopo l'intervista sì. Gli chiedo se vuole conoscerti. Pensi che accetti? Non lo so, vediamo. Beh, insomma, sicuramente userai tutto il tuo calore per convincerlo. Secondo me portiamo a casa questo risultato. Però prima, cioè, inizi con lui, però ha una bella griglia di ospiti quest'oggi. E come? Allora, dai, Vittoria Cabello, Massimo Gramellini, però il vero colpo della serata. Puoi dire? È un altro. Giulio Berruti. Ne hanno parlato, sì, infatti. Giulio Berruti, ma chi è? È l'uomo più bello d'Italia. Ma Daria, ma scusa, ma tu te ne stai vantando, ma chi è? Ma mi cadi proprio. Allora, hai presente Garco? Garco ce l'hai presente? Berruti è il nuovo Garco, ma non solo. È ma anche... lui è il nuovo nero, Berruti è il nuovo esatto, Garco. Esatto, the new Garco, ma non solo, perché è anche un attore di film impegnati, ha appena fatto un film con Greenaway, totalmente nudo. L'hai invitato perché è un tocco di manzo, Daria, è evidente, è sotto gli occhi di tutti. Sei verso mezzanotte, insomma, bisogna tenersi un po' su. Ah, ti accendi tu, sì, cominciamo però con l'aperitivo intellettuale. Sai che io verso quell'ora mi Si sa, mi quando scateno. Si accende Daria. Però adesso c'è Mario Bum Bum Monti, intervista da Daria Perepem Bignardi. Quindi adesso non parliamo delle tue scarpe. Non scompisciatevi troppo adesso durante questa intervista. Comunque volevo tranquillizzare il pubblico. Guarda che intendevo fare un'intervista molto brillante, quindi non intendevi, buttarmi giù così. Una perfetto, volta. Perché in quanto conscia anche. Mercoledì scorso. No, ma guarda, sono sicura che è proprio. Guarda, me lo accendi proprio come una diavolina dal basso verso l'alto, perché tu fai questo effetto, sono un diesel emotivo, tu parti dal basso e poi vai verso l'alto. Comunque volevo rassicurare il pubblico qua presente, durante l'intervista verranno distribuite delle termocoperte, poi passerà un San Bernardo col Dan Brandy, quindi servitevi pure. Prego Dari, inizia la serata, grazie, vola verso Mario. Ciao, grazie anche a te. Grazie a Jesse Cucciari.